Ciao a tutti, siamo tre componenti della commissione speciale. Io sono Sebastiano Barbanti, Laura Castelli, Giorgio Sorial. Allora, oggi siamo particolarmente contenti perché finalmente abbiamo visto che la politica dei partiti si è reso conto che il sogno di cambiare l'Italia è possibile. Siamo contenti, ma siamo comunque scettici, perché noi professiamo da molto tempo il fatto di cambiare l'Italia e noi avremmo potuto, perché siamo scevri da qualunque condizionamento politico o da logiche clientelari. Lo stesso non possiamo dire per i partiti, che negli ultimi 20 anni hanno perso la credibilità e la fiducia degli italiani. Allora ci chiediamo, questo sistema può rinunciare a ciò che lo ha generato ed alimentato nel corso degli anni? Possono questi partiti abolire le province? Possono mettere un tetto massimo agli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione? Possono tagliare davvero le pensioni d'oro? Possono abolire il finanziamento pubblico ai partiti? Ridurre gli stipendi e i costi della macchina amministrativa? In altre parole, questi partiti possono prosciugare questo mare in cui hanno sguazzato per decenni a carico dei contribuenti? Ecco, siamo contenti, ma siamo molto scettici sull'operato che questi politici potranno fare sulla base delle dichiarazioni che abbiamo sentito ieri del presidente Letta. Il discorso di Letta, infatti, è un libro dei sogni per gli italiani e se per attuarlo rispettasse solamente una serie di paletti che noi proponiamo, senza di questi il libro dei sogni si trasformerebbe in un incubo, in un bruttissimo sogno. Il Movimento 5 Stelle quindi si è trovato d'accordo almeno su una decina di punti programmatici del discorsone che è stato fatto ieri, intorno ai quali bisogna però confrontarsi passo dopo passo e pertanto non abbiamo fornito una fiducia a priori, cosa che loro hanno sempre auspicato, ma andremo a valutare, come abbiamo sempre detto, ogni singola proposta, ogni singolo passaggio. Noi come Movimento 5 Stelle auspichiamo che questo governo nell'attuare il proprio programma rispetti quindi una serie di paletti che abbiamo già definito chiaramente. Il primo paletto in assoluto è quello che non tocchi le tasche dei ceti sociali più deboli in questo momento, anzi ne favorisca una ripresa del potere d'acquisto per soddisfare in qualche modo i propri bisogni primari, perché finora ha sempre toccato quel ceto lì e anche con i vari decreti, il decreto dei 40 miliardi, bisogna ridare in un qualche modo vitalità all'economia e bisogna fare in modo che questo ceto sociale riesca in un qualche modo a ritrovare una propria dignità. C'è un altro punto fondamentale che sono i tagli degli sprechi e delle inefficienze nelle pubbliche amministrazioni, per l'appunto, senza però ripercussione sui livelli dei servizi che vengono forniti ai cittadini. Il terzo punto è che questo governo non debba assolutamente mettere in discussione i fondi già stanziati per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle piccole e medie imprese e anzi auspichiamo che non aumenti il plafond. Sappiamo benissimo che i 40 miliardi sono solo una parte del debito delle pubbliche amministrazioni verso le aziende, quindi perché non ampliare questo plafond a 60, 70 o anche 80 miliardi per avvicinarci alla totalità del debito stesso? Quarto punto fondamentale è che questo governo non deve gravare sugli investimenti, ma anzi deve rinforzare in qualche modo gli asset strategici della nostra economia, ovvero l'istruzione naturalmente, la ricerca e lo sviluppo sostenibile e non la crescita. Difenda le categorie che più sentono in questi giorni il peso della crisi, soprattutto pensionati per esempio, esodati, una categoria che è stata fatta ad hoc con l'ultima legislatura per una serie di errori sulla riforma del lavoro, i giovani precari e soprattutto i disoccupati. E a proposito di disoccupati, non possiamo che pensare che domani sarà il 1° maggio, una festa molto sentita dai lavoratori. Però quest'anno il pensiero va a quelle politiche dei nostri governi, quelle politiche passate, che troppe poche volte hanno incentivato le piccole e medie imprese e quindi di fatto i lavoratori. E troppe volte queste politiche economiche hanno creato classi di esodati, hanno creato precariato e hanno creato delocalizzazione. Bene, questa non è la politica che noi vogliamo e ci auspichiamo che il nuovo governo possa, così come è stato detto ieri, dare una mano a queste categorie, però non dobbiamo dimenticare che tutelare le piccole e medie imprese è necessario. Continueremo a essere i vostri occhi e i vostri portavoce. Tuteleremo i vostri diritti e continueremo a tutelare i diritti di quelli che domani festeggeranno, ma anche se per le condizioni del lavoro oggi c'è ben poco da festeggiare. Voi per il momento stateci vicini. A presto.